Col 5-0 Vercelli, il mezzo in tenuta nera ospita il Briamasco lo Spezia. Se nelle ultime due trasferte i rotaliani hanno brillato, 15 giorni fa tra le mura amiche hanno invece subito una secca sconfitta 0-3 dall'Alghero. Stavolta però il match casalingo si mette subito bene per il mezzo che al settimo passa con Galli, bravo a deviare in rete di testa la punizione di Capodaglio. Al 14esimo rigore per i trentini, Galli viene atterrato da Milone, sul dischetto si presenta Panizza che insacca il 2-0. Al 29esimo Panizza lancia Ferretti che si fa chiudere da Prea, poi ammonito per proteste. Al 42esimo Spezia pericoloso con Padoin, ma Traversi salva. Tre minuti dopo Galli per Ferretti sulla fascia, il tiro da 7 è deviato ma ci pensa Panizza a segnare 3-0. Nella ripresa Spezia è pericoloso al 19esimo, ma Gadignani dice no a Lazzaro. Al 29esimo mezzo fortunatissimo, tiro di Moro, palo e palla che attraversa tutto lo specchio della porta senza entrare. In pieno recupero lo Spezia accorcia le distanze con Lazzaro, finisce 3-1 per i rotaliani che salgono a quota 16 in classifica e domenica c'è il derby con l'Alto Adige.